Eccoci allora, come dico spesso, siete rimasti, avete fatto benissimo perché siamo con la nostra seconda ospite, Claudia. Buongiorno Claudia. Buongiorno Allora, Paolo. come si pronuncia questo cognome? Claudia Pimentel, così? Pimentel, Pimenteo. va bene? Sì, sì, sì. Benissimo. Perché Claudia ha un sacco di cose da insegnarci sulla lingua, perché c'ha la pronuncia del nome del nuovo negozio. Insomma, diciamo che devo imparare. Stamattina sono qui per Portiamo un imparare. po' di tropicale. Esatto, portiamo un po' di tropicale. Allora, Claudia è venuta oggi con noi perché lei è titolare a Pesaro di un negozio, ma soprattutto l'altro ieri ne ha inaugurato un altro, per Sì. cui diciamo che il momento è perfetto. Dobbiamo Adrenalina. parlare di questo nuovo negozio che si chiama. Giannella, Allora, mi casa e tu scasa. ragazzi, Giannella, che però è scritto J come nella tua maglia, Sì, praticamente. Giannella, se non mi male, Esatto, facciamo vedete come è noi, sì. scritto. È un negozio inaugurato da poche ore, che vedete nelle immagini, perché poi abbiamo seguito con le nostre telecamere, con le nostre macchine fotografiche, le immagini dell'inaugurazione in via Branca a Pesaro. Ma Sì. facciamo un po' di storia, torniamo un po' indietro. Allora, Ok. tu hai da 5 anni, vero, il negozio Sì, per il corso, in corso esatto, 11 nel corso 11 settembre. Ed settembre. è un negozio che ha cosa, articoli. Fiancheria per Io le so le cose, ma le matrasa. devo chiedere a te, chiaramente, perché sennò cosa faccio tutto da solo? Sì. È un negozio Tieni il fiancheria. microfono un po' più vicino, Ok, così. così. Sì, anche un po' più vicino. Ok, Come ancora se di più. cantassi, dai, va bene. Ah, ora che comincia a cantare Appunto. dopo, Infatti casino. sapevo che avrei detto una cosa che in qualche modo. L'ho intuito, guarda, non ce l'eravamo detto, ma che tu potessi Era essere una anche un buona sogno, cantante l'avevo anche questo ce intuito. l'ho nel Prima cassetto. o poi. Prima o poi. No, è nato il progetto Boutique Casa per 5 anni fa, perché mi sono innamorata di questo format per la casa, che sono andata in un negozio di un amico mio che mi ha proposto questi progetti. Io prima facevo la cameriera, Ah, allora ero stanco di lavorare la sera certo. e vedevo che era molto più difficile trovare il lavoro, dopo facevo molto tardi e non riuscivo a seguire la famiglia. Allora ho pensato, devo cambiare di vita e è venuto fuori questa possibilità della Boutique Casa, che è un franchise italiano, che mi ha insegnato un sacco di cose. Non conoscevo niente sul discorso Certo. di articolo della casa, però amante della casa, come noi donne amiamo Chiaro. la casa, la cura della casa. E mi sono buttata in questo mondo, 5 anni di momenti difficili, quasi ho provato a rinunciare, dopo ho detto no, no, non mollo, non si Ma può. guarda, mi viene da dire una cosa adesso così, Sì. che forse il fatto che non avessi un'esperienza, che non sapevi niente, è stato utile, perché se avessi Sì. saputo forse cosa e verso cosa stavi avventurandoti, qualcuno insomma ci rinuncia in un momento in cui i negozi chiudono, andare ad aprirne uno, insomma è stato un gesto coraggioso e anche, lo possiamo dire oggi, un po' incosciente, no? Però è servito perché Sì, io invece sono sempre te stata molto sei incosciente quando riuscita. facevo le mie cose, anche quando sono venuta in Italia la prima volta. Sei in Io Italia da quanti anni? sono in Italia già quasi 20 Ah, anni, beh, qui insomma. però da 13 anni che sono a Pesaro. E le cose sono nate così perché io ci credo, prima di tutto dobbiamo crederci nei nostri progetti, no? Certo. Assolutamente. E dopo avere le persone giuste al nostro fianco ci aiuta molto. Certo. E ho trovato molto mio marito che mi ha aiutato molto, che mi ha fatto credere molto a me stessa, le figlie che sono due compagne, soci, amiche, che oggi fanno parte di questo nuovo progetto della Gianella. E questo mi fa, come dire, E camminare in certo. testa alta con Dio, con me, al mio fianco. Questo negozio del corso è stato, adesso dico un gioco di parole bruttissimo, il tuo corso, nel senso che ti ha Sì, permesso di imparare, no, no? non è brutta, No, il gioco di parole è stato assolutamente. il È negozio che è per il stata una corso e il scuola, è corso. la mia valigia, Bene. perché alla formazione uno deve buttarsi la faccia, Certo. E certo? questo vediamo, ecco, questa qui è la Sì, foto del negozio eccolo. sotto i portici. Ho avuto Che poi ho anche. visto che hai imparato il modo di dire pesarese sotto le logge. L'ho visto, Sì, a Pesaro. ci provo a parlare italiano e Pesarese, sotto le pesarese. logge. Se dici portici, per il corso, per un pesarese non ci sono i portici, ci sono le logge, è loggiato, è Sì, è logetto. molto bello quella posizione lì, che ho avuto anche una grande accoglienza di tutti, perché quella è una zona molto commerciale, no? Sono molti uffici, Sì. sono le E lì banche. il prodotto qual è? Il Prodotto prodotto casa. è biancheria per la casa, sì, Ok. sono i tessili, sono anche oggettistica che uno li porta a casa.
Dopo faccio anche delle cose su misura, il tendaggio, ho cominciato anche a fare lenzuoli su misure, magari se uno ha una richiesta particolare non lo trova, no? E li faccio anch'io. Poi a un certo punto hai detto non mi basta. Sì, perché quando tu hai, le trovi qualcosa già pronto, ti senti adquirito. Certo, per quello è un franchising, vero? Sì, ho adquirito esperienze e dopo ho cominciato a dire ma perché non posso cominciare, non posso avere di più, anche perché ho visto che le mie figlie piacevano molto questo progetto e mi sono stata sempre molto a fianco e abbiamo avuto l'idea di nella difficoltà che è stata adesso. Certo. E questa è la mia figlia Tajani, che adesso è lì nel negozio. Lei ha desiderato, mamma, facciamo un piccolo, però piccolino, speciale per i regali. E lì è nata la Gianella, anche in momenti di difficoltà abbiamo visto un'opportunità. Così credo, così credo, assolutamente. No, ma quello è sicuramente la chiave del gesto, dell'apertura nel momento di crisi, no? Chi apre nel momento di crisi è perché intravede quello che succederà dopo. Poi dopo i fatti daranno ragione. E dopo. Mia mamma dice, il massimo che sarà, mia figlia, è che tu devi lavorare di più. Esatto, questo è sicuro. E Gianella cosa vuol dire? Gianella vuol dire la finestra di casa. Ah. È un ingresso di benvenuto anche, no? Tante le volte tu apri la Gianella, la finestra. Gianella, e tu vedi il sole e la Gianella vuoi passare anche questa immagine che vede la cosa positiva, cosa allegre, la luce, l'invito che una persona può entrare e vedere la vita dentro di un ambiente. Spieghiamo bene dov'è? Via Branca? Nella Via Branca 110, sono praticamente nell'angolino, nel vecchio negozio di Massimo, delle scarpe di una volta. Lui l'angolo con Via delle Calligarie? Quello? Credo di sì. Non mi sono preparata. L'angolo Via Calligarie dovrebbe essere, di fronte al Docks, cioè no. È di fronte a Medius, esatto. Via delle Calligarie, stiamo facendo un sacco di pubblicità gratis a tutti sono quanti. Anche un po'... Ma il negozio è quello lì, proprio per cui è anche un negozio storico. Quello è cioè la città. La coincidenza è che il secondo negozio di scarpe che ho preso, perché il primo nel corso era Ioni, che è stato 30 anni. Come no? Lì e dopo sono entrata io e adesso. Cioè, arrivi dove dove c'è prima, scarpe ci sono scarpe, io. Arrivite, benissimo, a prendere l'eredità di questi negozi storici importanti della città, che se sono resistiti tanti anni un motivo c'era, per cui vuol dire che insomma sono fiduciosa. Sì. E lì svincolata da tutto il discorso del franchising, dell'obbligo eccetera, verso cosa ti sei lanciata? Quali sono i prodotti? I prodotti ho avuto anche l'appoggio molto delle aziende che con questi 5 anni di ricerca mi hanno appoggiato con questa nuova apertura, che abbiamo questa linea che gli dà una continuità anche di idea da regalo, di profumazioni per la casa, oggetti per sé, vedi giardinaggio anche, sono quelle pareti finte che abbiamo mandato a fare, che li facciamo su misura anche a casa delle persone se magari vogliono avere un angolino tropicale o qualcosa di diverso. No, sto guardando le immagini perché ovviamente io non c'ero, non ci sono passato ancora, per cui mi affido alle immagini girate. Sono anche degli artigiani, questa è un'azienda artigiana che li fa a Rimini, anche delle idee, sono degli amplificatori di emozione, lo dice, le infili il telefono lì e esce praticamente si l'audio. Si amplificano il suono delle... Sì, è meraviglioso come oggetto da regalo, E poi ti puoi sbizzarrire come vuoi a cercare sul mercato qualunque cosa. Sì, adesso se si comincia a giocare. Tua filosofia. Sì, sarà molto divertente fare questo, ricerca nuova, perché adesso si comincia prima anche le fiere. Certo. Ci sono molti articoli continuativi, no? L'articolo da regalo è bello perché c'è un mondo che non finisce più. Esatto. Ti faccio la domanda di cui so in parte già la risposta, ma hai già risposto. Come fai a stare in due negozi tutto da sola? Deve avere una bella squadra. E da chi è composta questa bella squadra? Le mie figlie. Ecco, è lì che volevo arrivare. La mia collaboratrice, infatti anche la Carolina. Ci fa vedere, la salutiamo.
sta seguendo con attenzione tutto quello che diciamo. Dobbiamo formare una bella squadra, perché senza di loro io non riuscirei a fare da sola. Certo, anche perché comunque è fisicamente impossibile tenere aperto due negozi da soli, no? Sì, però... perché anche il progetto è nato adesso, però ci sono... a di là ci saranno nuove cose che... Altre prospettive, insomma. Assolutamente. Pronti a intercettare i segnali. La vita si deve essere vissuta. Ah, sì, quello sì. Quello sicuramente, ma si intuisce questa forza dirompente nella voglia che hai di portare avanti questi progetti, queste idee, e secondo me anche per il fatto che ti stanno riuscendo bene, no? Sta andando bene. Guarda, è un po' presto da dire, però già crederci già è l'inizio, certo, di tutto. Certo. E, sì, mi sta andando bene perché io ci credo, è una cosa che si deve avere molto impegno. Certo. Impegno, organizzarsi bene, no? E se fa le ricerche, quello è molto importante. La pandemia e tutto il periodo, come la l'hai pandemia preso? Mi ha fatto maturare questa nuova idea, perché uno non si non deve fermare nella paura. Insomma, esatto. Non ti sei messa nell'angolino a piangere? Anch'io mi sono messa, ma come, no? Ho avuto delle crisi prima di fermare il negozio qui, ho avuto delle crisi, dopo lì mio marito, sempre al mio fianco, no, cos'è? Cosa vuoi di più? Certo. Vuoi tenerci lì o vuoi crescere? Un mondo di opportunità, io ho detto va bene, tanto con lui mi ha dato la fiducia. Vedi, bello, è un caso, perché chiaramente quando noi componiamo gli ospiti della puntata dipende anche molto dalle loro disponibilità, il giorno, sì, le cose, no? Però sta venendo fuori una seconda bella storia pesarese. Prima abbiamo avuto ospite Marco Luminari di Comis, che l'ho ci ha raccontato di questa storia pesarese importante, un'azienda che dà lavoro a 100 persone, eccetera. E questa è un'altra bella storia pesarese, addirittura da una pesarese importata, per cui meglio di così non si pesarese può. Cioè, da qualcuno brasiliana. Che ha scelto la nostra città, no? Tutto sommato alla fine. Sì, e ha capito, ho combattuto che... sì, ma... contro quali altri candidati? Che città c'erano in Lizza? No, ho combattuto più per il clima. Uh-huh. Quando sono venuto qui facevo le stagioni, facevo lavori stagionali. Uh-huh. E le mie figlie non erano ancora con me, erano in Brasile con mia madre. Uh-huh. Allora non ho mai vissuto un inverno qua in Italia. Certo. E quando ho preso la decisione che mi hanno dato il mio primo lavoro nel ristorante di mio marito, che abbiamo a Riccione, e lui mi ha dato un contratto con tempo indeterminato, ancora non eravamo insieme, ma certo, e lì è nato il coraggio di venire a vivere qui, perché fino a quando non mi sentivo sicura, no, di portare due le figlie per vivere una vita qui, è molto diverso. Certo. E lì sono stata molto combattuta i primi anni di stare qui per il clima, però immagino. Con l'italiano mi sono sempre trovata bene. Immagino, no? Che il clima, insomma, sia un ostacolo. Sì, abbastanza. Io vengo da Rio de Janeiro, vuoi dire, molto nel cuore. Ci credo, insomma, sai quelle giornate. Saudade, molto saudade. Non è che noi stiamo troppo tempo nella nebbia, però quelle giornate un po' grigie, tutti un po' noi, così. Insomma. Abbiamo tutti noi le nostre giornate grigie. Insomma, dai, bene. Insomma, dai, abbiamo fatto conoscere anche in questo caso una bella realtà. Ti lascio un attimo la tua telecamera, che è quella. Sì. Guarda in quella telecamera e cerca di convincere e di dire ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici perché devono venirti a trovare in tutti e due i negozi. Buongiorno. Vi invito da venire da me nella boutique casa o la Gianella per conoscere un ambiente nuovo che li porta un spirito di allegria, delle novità, delle alternative, di accoglienza, di novità che c'è nel mercato, no? Io saprei più, propongo questo, certo. una cosa continuativa, no? Che si può trovare nel mondo della moda, della casa. Allora li trovi lì da me queste novità che cerco di dare sempre qualcosa di nuovo, sempre... di articoli nuovi, innovativi, insomma, così. E poi se posso aggiungere una cosa io, questa Prego. Grande passione e questa grande passione per la vita. Assolutamente. Se volete passare qualche minuto insieme a qualcuno che sta dimostrando, lo sta dimostrando anche dalle nostre telecamere, di essere una grande appassionata della vita in tutti i suoi aspetti, sì. Sicuramente le tue figlie non ho dubbi più che mai. Sulla stessa sintonia. I punti dove andare in questo momento e quelli che vi consigliamo sono due. Uno è per il corso 11 settembre
non c'ho più il numero, 95, 95. 11 settembre 95, sì. Sotto le logge, come diciamo noi a Pesaro, sì. Oppure via Branca 110 all'angolo con via delle Galligarie, si chiama, e sicuramente farete due scoperte belle e farete se non altro due chiacchiere. Poi se vi viene anche di comprare qualcosa, ah, ci non fa dispiace, solo piacere, assolutamente, fa piacere, facciamo anche dei preventivi, se uno vuole fare delle cose di matrimonio per le feste, si fa anche la lista di nozze che adesso uno pare che vuole. Riapriranno finalmente, speriamo, anche sono fiduciosa tutto. Per cui anche magari qualche wedding planner che è in visione potrebbe, sì, mettersi, sì, in contatto, insomma, si trova molto alternativo. Dopo si trova dei prodotti con ottimi prezzi, assolutamente. Bene. Perché noi abbiamo una qualità ma anche nel prezzo che va, è valido. Bene, i negozi giusti per la ripresa, insomma, dai, va bene? Sì, assolutamente, lo vedo molto così, il negozio giusto per andare avanti, perché attraverso la difficoltà esiste sempre un punto di luce, esatto, un punto di luce che bello. Ci dà sempre. Questa è la prima maglia che avete prodotto, mi hai detto che poi ne produrrete delle altre. Sì, questa sarebbe quella che abbiamo prodotto con gli amici nostri che sono i grafici di Pesaro, sono anche altri artigiani, che è una Samatù, e noi cerchiamo di dare anche attraverso le maglie una parola di positività. Bene. Bene, anche di buon umore, scherzo, è quello mille lì. Mille motivi per andare a trovarle. Sì, sì, e deve entrare lì con la gioia di positività, e se sei giù, vieni da me, esatto. Vieni da me che troviamo qualcosa di simpatico, portando alla casa di Pesarese il sorriso. Benissimo. No, magari compri qualcosina, però qualcosa di simpatico che porta un po' di buon umore. Bene. Insomma. Molto bene, molto bene. Abbiamo fatto allora. Fa piacere, grazie a te Paolo dell'opportunità. Vi verremo a trovare, già comunque anche i nostri telespettatori vedranno altre immagini e altre cose sì, di questo grazie. Tuo negozio, ma vi ricordo che l'importante è poi andarci nei posti, dopo che avete capito che vi piacciono, andarli a scoprire di persona e andarli a trovare adesso che finalmente si può uscire di casa. Allora, noi siamo con un'altra pausa, questa volta musicale, ma prima devo dare gli esiti di un sondaggio. Devi sapere che noi facciamo dei sondaggi, avevamo cominciato con dei sondaggi anche importanti, poi adesso non sappiamo più proprio veramente cosa chiedere, per cui l'ultimo verteva sulla richiesta se usavano il sapone liquido o la saponetta, e pare che il 96% preferisca il sapone liquido. Prendi nota che potrebbe servirti anche per il l'abbiamo negozio. Già vedi? Il sapone liquido, vedi? E sì, allora sì. Lo vedi che sei sul pezzo, 96% il sapone liquido, 4% la saponetta. Adesso andiamo con un video che abbiamo scelto di un nostro grande caro amico che si chiama Sergio, detto Joe Castellani, Portolotto Doc, che nella sua anima rock ha deciso di fare una canzone dedicata al porto, si intitola Per le strade del porto, è un video del 2013 che guardiamo volentieri. Voi restate con noi perché dopo torniamo con Maria Teresa Storino del Conservatorio Rossini, abbiamo un sacco di cose importantissime da raccontarvi. Grazie Claudia.